Oggi scopriremo se si può mangiare un buonissimo panino con la milza, però in questo caso non sarà solo la milza perché appunto dobbiamo fare la versione quella ancora più buona, no? Dove ci andremo ad aggiungere vari ingredienti che non lo renderanno molto buono, diciamo. Ma prima di elencare gli ingredienti vi ricordo che nel mio canale è già uscito il video del panino con la milza, quello buono, quello fatto molto bene. Quindi appena finite di vedere questo video andate nel mio canale e recuperate il video. Comunque, cliccate il link qui sotto in descrizione che vi lascio direttamente il link del video. Ma oggi siamo appunto nel canale di mio fratello perché appunto è giovedì e ho deciso che lo farò uscire comunque ogni 2 settimane il video di si può mangiare nel canale di mio fratello. Ma tutti gli altri giorni avete nel mio canale all'incirca qualche un 15 video di si può mangiare che molti di voi non avranno visto. Considerate che da quando non porto i video in questo canale ho sempre continuato nel mio canale. Visto che un video del genere in questo canale fa 13.000, vi invito ad andare nel canale mio e recuperare tutti i video di si può mangiare e poi anche magari quelli di cucina spicciola. Ma detto questo, partiamo subito con gli ingredienti. Ovviamente ci servirà della milza perché se no non potremmo fare il panino con la milza, no? Anche se non è proprio un panino con la milza, se proprio dobbiamo dirlo. Poi al posto dello strutto, perché andrebbe cucinato nello strutto, andremo ad utilizzare della Coca-Cola, che nel panino con la milza non c'entra assolutamente niente. Poi utilizzeremo al posto del caciocavallo, ho pensato a della polenta in polvere, ovviamente. Perché la polenta? Non lo so, cioè proprio senza senso logico, proprio così. Ho detto che cosa posso mettere al posto del forno? Polenta. Vi chiedete perché? Non lo so, proprio non lo so. Ma così? Sì, proprio così, la polenta in polvere cruda, quella. Al posto del comune pane utilizzeremo un panino per hamburger che è tipo una briuscina comunque. Perché avevi solo quella? Sì, perché in poche parole non c'ho un pezzo di pane per fare il video, quindi utilizzerò questa, tanto diciamo è il video di si può mangiare, capite bene? Quindi non è molto importante che panino sia. E poi ho pensato, che cos'è un'altra cosa che posso mettere che diciamo te lo mangi soprattutto a mio fratello e a me fa vomitare? Voi non lo sapete, ma sia io che mio fratello, quantomeno forse lo sapete di mio fratello, ma non lo sapete di me, non ci piace assolutamente l'alcol. Quindi, che cosa ci andrò a Un mettere? elefante. Non ho capito perché. No? No, Ah. ci andremo a mettere appunto un bicchierino, cioè non ci metto tutto il bicchierino. Andremo a inzuppare molto il panino, cioè il panino per hamburger Con prima che di me. cosa? Ancora Con questo! Ma non è normale col vino bianco! non l'hai detto? Oh, non con Oh. l'elefante. Ragazzi, si è staccata la registrazione, quindi non ci ricordiamo più in che punto eravamo. Comunque, credo stavamo facendo una battuta. Comunque, voi avete riso bene, se non avete riso, pazienza. Andiamo avanti. Quindi iniziamo subito con la ricetta. Andiamo nel gas e iniziamo a cucinare la nostra buonissima mille. Già. Za con la Coca-Cola. Quindi in padella già calda ci andiamo a mettere la Coca-Cola. Oh, buona ragazzi. Come vedete sta iniziando a friggicolare e quindi possiamo andare a mettergli la nostra milza. La facciamo venire pure bella frizzantina, ragazzi. Non è invitante, secondo me. Questo qua verrà veramente Ho buono. sentito un campanello. Perché? Mi hanno invitata. Le milze. Mi hanno invitata. Dindo. I problemi, ragazzi. Adesso con l'ausilio della nostra bellissima pinza, che trovate qui sotto in descrizione se la volete acquistare, link Amazon, andiamo a smuovere qua. Intanto lo facciamo un pochettino così, così si prende tutta di Coca-Cola. Coca-Cola per tutti, ragazzi. Che bell'odore, ragazzi. È molto buona la milza, soprattutto cotta nella Coca-Cola. Che di per sé è già cotta. Diciamo che andrebbe fritta nello strutto. Però noi siamo trasgre e facciamo i panini con la milza cuocendolo nella Coca-Cola. Adesso ci spegniamo. La nostra milza è bella cotta e direi di mettere il vino bianco qua. Così lo lasciamo a crudo, non lo facciamo evaporare. Ok, c'è un odore, ragazzi, che non avete idea. Ma puzza! No, è odore buono questo. Tu devi aprire e distinguere gli odori buoni. Cattivo odore. Buoni. Adesso prendiamo il nostro panino e lo inzuppiamo appunto nel vino. Anche se c'è pure un po' di Coca-Cola, ma comunque il sapore più che altro è quello del vino, fidatevi. Assuppiamo entrambi i lati perché deve essere ben assuppato. Esattamente così. Che buono! Però non ci ho po', sinceramente. Ok.
ci mettiamo la milza all'interno senza farla scolare. Esattamente, perché diciamo che già il pane tanto è in zuppo, quindi non è che se la scolo non è, cioè capisci. Ci mettiamo il nostro caciocavallo. Io non so nemmeno se si può mangiare la polenta cruda. Spero che non moriamo, ragazzi. Se questo video lo vedete, vuol dire che non siamo morti, visto e considerato che i video escono tipo dopo 2 settimane che li registro. Adesso lo chiudiamo e il nostro panino è pronto, ragazzi. Andiamolo a impiattare. Sta appunto scendendo mio fratello, vieni qua. Ok. Qua c'è un piatto, è appena sceso per cenare. E io ho preparato un buonissimo piatto. Che non mi va. No dai, metti la sedia qua. No dai, ma sono sazio. No, è la cena questa, tranquillo. Sì, la cena. Vuoi dargli un morso tu prima bello grande? No, tu. E panino con la milza. Cosa c'è di brutto? Non ho capito. Che cosa pensi che sia brutto in questo panino? Quindi ci sta andando convinto però. Già che non stai vomitando è un gran passo avanti. Buono. Com'è buono, eh? Com'è buono? Stai scherzando? Ma che cosa senti? Ma sa di milza. E poi? Non si sente il vino? Poco. La Coca-Cola. Polenta. Ci ho messo. Che buonissimo. Ho messo la polenta cruda. Ma è buono. Devo forse la polenta non perché è croccante, però è buono. Vabbè, ci dà quel croccante che manca un piatto. Ma poi si sente l'alcolico, che a me non piace. La milza rende tutto buono. E anche la Coca-Cola rende tutto buono, perché è già tipo la terza cosa. Ma la Coca-Cola fa cacare. L'assaggio pure io. Mi è piaciuto. Non perché lo voglio assaggiare, sia chiaro, che sinceramente potrei anche evitare. È buonissimo. È buonissimo. Per vomitare non stai vomitando. Quindi ti sta piacendo. No. No. Avete gusti diversi comunque. Perché no, scusami? Di che cos'è che non mangiamo? Allora, è commestibile. Si può mangiare? Si può mangiare. Diciamo intanto la polenta non ci dà quella consistenza molto buona. No, infatti. Pare di mangiare sabbia. Vabbè, ma tralasciando quello è buono. E il vino. Che a me il vino non piace. Io non bevo né alcolico né. Sì, si sente il vino comunque, si sente l'alcol. Se avete gusti particolari, provatelo. È buono. Sinceramente si può provare. In ogni caso. Ma quindi la ricetta buona è il panino con la milza. Sì, ma l'hai già mangiato, solo che l'ho fatto 2 settimane fa e forse te lo sei dimenticato. Vero, l'hai fatto 2 settimane fa? Sì, l'ho fatto, già il video l'ho fatto. In ogni caso, ragazzi, spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Noi ci rivedremo ad un prossimo video e scioglio! Allora, devo far assaggiare a mio padre. Ma ti devo... No, ma Dio, c'è il vino, a lui il vino un po' piace, quindi secondo me gli può piacere. O te lo vomita. Ora chiamiamo mio padre, che non è qua. Ma qui! È arrivato mio padre, che già ha visto il piatto e gli sembra molto buono guardarlo, eh. Venivo dalla Germania, lì non le fanno queste cose, ecco perché mi piace di più. Ma quando... Io vorrei capire una cosa, guarda. Io vedo un panino, chiamiamolo panino, tutto scafazzato. Usato, intanto è un panino usato questo, no, giusto? L'ho mangiato Giuseppe prima. E lo usa così, cioè questo è un panino violentato. Ci vuole pure il rispetto nel mangiare. Cioè poi vedo questa cosa marro di qua. Che cos'è? È sabbia. La cosa marro dice la cosa gialla questa. Eh? Questa qua è sabbia, sì. Sabbia. No vabbè, non è sabbia, è una cosa commestibile. Mi redate canarini in questo periodo. Aglio. No. Questa è la ricetta brutta, come sto capendo io. Magari è buona. Io quando faccio le ricette brutte, mica è sicuro che viene brutta. Può anche venire buona. Tipo Giuseppe gli è piaciuta. A Giuseppe gli è piaciuto. L'autocombattato. Andiamo sull'assaggio. Mamma mia. Non fa manco odore di pane con la milza. Vabbè, diciamo. Ma cosa hai cucinato? La milza. Involtini di me. Dai. Cose commestibili sono. Non sembra. Che uno schifo. Dove ce lo do questo morso? Qui al centro, vedi, è bello pieno di milza. Al centro. Ma poi che cosa è questa cosa di qua? Guarda, inquadra. È formaggio. Formaggio giallo. Formaggio giallo. Cheddar. Dai, un bel morso al centro. Al rallentatore. Arriverà. Ah, non ci è arrivato, proprio si è bloccato. Non adorare, stai con la sua. È salito, vuol dire una puzza.
Una puzza incredibile. Hanno veramente che ci sto E qua quella è una pattumiera. È una pattumiera, quello mangia. È un autocompattatore. Guardate come si sta prendendo dalle mie dita, guardate. La forma. Dai un bel morso. Lo faccio per voi, lo giuro, lo faccio per voi. Ah, che buono, ragazzi. È buono. Vabbè, comunque ci sta andando un pochettino esagerato e prevenuto. Che mi sai dire? Che senti? La minza è buona. Ma è dolce. Forse. È stata cotta nella Coca-Cola, quindi può essere che è buona. Ma c'è anche il vino. Poi c'è il vino nel panino, l'ho inzuppato nel vino. Il panino? Sì. Per questo ha questa consistenza. Per questo si appiccica tutto nelle dita. E poi c'è la polenta, messa come formaggio, la cosa gialla. Cruda. Sì, ovviamente. L'ho messa così, proprio a crudo, la polverina. Ragazzi, non lo fate. In ogni caso, ragazzi, spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Fatela a casa, perché sono sicuro che la volete provare anche voi. Noi ci rivedremo ad un prossimo video e ciao. Ragazzi, non la fate. È bugia quella che dice. Guardate sempre il naso. Guardate dove arriva il naso, arriva nella telecamera. Bugia. Penso che l'hanno capito comunque che non sia buono e nessuno è così intelligente da rifarlo. Comunque ce l'abbiamo fatta a farla arrivare a 10 minuti. Ciao ciao.